Saluta il pubblico, dai. Allora, sì. Siamo qui in Piazza del Guercino, come potete vedere, la splendida nostra piazza, Piazza di Cento. Siamo oggi è un momento. Ma non siamo per inaugurare il Natale? Siamo qui per Duple Face. Inauguriamo il Natale qui con lo splendido e albero. Poi invece ci giriamo. E abbiamo lo staff. Alle mie spalle abbiamo lo staff comunale, perché c'è la macchia rossa che vedete alle mie spalle. Ah, quel puntino rosso là. Puntino rosso lì. È perché c'è un altro evento importante, ragazzi. Cioè? Si parla di carnevale. Ma dai! Sì, Ma c'è un carnevale a Cento? Sì, carnevale, c'è un carnevale a Cento? Certo, certo. Ah. È il miglior carnevale che abbiamo, se riusciamo a entrarci. Come va? Saluto i ragazzi. Ciao. Nell'Anfas là in fondo. Davanti ci sono i peggiori. Allora, prima di iniziare un saluto doveroso quindi al resto del Carlino, a Nazione Giorno che è qui con noi, con Laura Guerra, eccola qui davanti, la nuova Ferrara, no? Gli mandiamo noi il resoconto e la BB farà il pezzo dalla Sicilia, perché lei si trova in Sicilia adesso. È già tornata? TRC che è presente, eccola qui davanti a noi. Radio Bruno che farà il servizio in base appunto al comunicato stampa che gli manderemo. C'è estense.com, Obiettivo 100, qui abbiamo Marco Raboni che ha già fatto società con Savignan. Siete insieme? Avete fatto già una SPA o siete ancora? No, non ho capito, ditemelo. Non vorremmo sapere. Irene, dov'è? Irene, ciao, con chi sei? Con Obiettivo 100 o Raboni? Ah, con Obiettivo 100, Irene, area centese, e qui davanti con poi il social del carnevale, giusto mezzo, che nella vita ha prodotto questo soggetto, nella vita ha prodotto questo soggetto, il sindaco di Cento. Il servizio andrà anche su Rai 3, a Carnevali d'Italia che glielo manderà giusto mezzo, e il Cento, il sito ufficiale con 50.000 persone che ci seguono, e mentre Carnevali d'Italia 90.000 che seguono, quindi partiranno, siamo gli ultimi in Italia a dare le date del prossimo carnevale. Quindi per capire chi sono i primi ci vogliono gli ultimi, perché sennò come fai? Io passerei la parola al nostro sindaco che illustrerà con due battute e le date ufficiali dell'edizione 2023. Edoardo Corsi. Grazie. Non sono mica altro per me. Facciamo così. Abbiamo iniziato dalla piazza perché così Ivano si sentiva a casa e ha subito potuto sfoggiare le doti del patrono. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, grazie della vostra presenza, soprattutto alla stampa, essendo questo un punto stampa al fresco, ma l'abbiamo volutamente fatto al fresco per due motivi, perché intanto, ripeto, per dare al patron subito, per risparmiare sul gas, ma soprattutto per entrare in clima, perché oggi presentiamo finalmente un'edizione del carnevale che torna nel suo periodo naturale. Quindi quello diciamo invernale, poi dopo presenteremo le date. Permettetemi due parole velocissime prima appunto di presentare le date e lasciare la parola a Riccardo. Anche quest'anno si è voluto, nonostante insomma, il periodo complicato che ciascuno di noi sta vivendo, il comune, insomma, le famiglie, le imprese
e tutti noi anche di conseguenza, insomma, abbiamo comunque deciso e voluto insieme al partner tecnico, agli organizzatori, alle associazioni carnevalesche, al territorio di voler investire su questa manifestazione e quindi seppur un po' in ritardo, ma insomma ci siamo arrivati, l'importante è arrivarci e quindi siamo a presentare finalmente la nuova edizione del Centro Carnevale d'Europa che si terrà nel mese di febbraio, posso già dire le date? C'è tipo un effetto speciale, facciamo un'altra conferenza stampa, allora dal 5 febbraio al 5 marzo, quindi si svolgerà insomma, la prossima edizione del Centro Carnevale d'Europa, che anche quest'anno consolida un rapporto importante, poi mi taccio, faccio una cosa veloce, ma sono cose importanti da dire. Un rapporto con la Fondazione Teatro Borgatti, che è stato un rapporto proficuo, iniziato l'anno scorso, oggi c'è qui Matteo Raimondi, e ringrazio anche il Presidente Zecchi insomma, per questa disponibilità e per questo lavoro che abbiamo iniziato l'anno scorso insieme, che stiamo continuando nella logica che sia una fondazione culturale, di spettacoli e artistica che curi una manifestazione che è spettacolo, ma è cultura e arte. È cultura e arte anche e soprattutto per il grande lavoro delle associazioni carnevalesche che voglio ringraziare, che oggi vedo qui presenti, con le quali l'assessore Bidoli sta facendo un ottimo lavoro di confronto, di costruzione di percorsi. Adesso le tieni in mano te mentre parlo dopo. Quindi un ringraziamento assolutamente anche all'assessorato alla cultura, alle associazioni carnevalesche, alla Fondazione Teatro Borgatti, al partner tecnico, ai Manservisi e chiaramente anche al Comune di Cento e a tutti coloro che lavorano all'interno del Comune, perché l'organizzazione di una grande manifestazione è un'organizzazione corale e che mette insieme veramente tantissime parti e ciascuna deve fare la propria parte, scusate, la ripetizione, per cui questo che sia un momento che sia un momento di grande gioia, ecco, insomma, ieri abbiamo presentato le iniziative natalizie, oggi presentiamo il carnevale, sono due cose diverse ma sono due cose molto importanti per il nostro territorio e credo di poter dire a maggior ragione in un momento come questo, dove prima dicevamo c'era il Covid, quindi abbiamo bisogno, no? E come ogni periodo abbiamo momenti di difficoltà, allora il carnevale è un'importante manifestazione per il nostro territorio, anche per l'impatto chiaramente economico che genera, per far conoscere il nome della nostra città in giro per l'Italia e per l'Europa, ma anche perché dona ai centesi e alle centesi un momento di gioia, di festa e di socialità. Quindi nel concludere, dopo aver ringraziato, ripeto, tutti coloro che contribuiscono e contribuiranno all'organizzazione di questa manifestazione, quindi ripeto, associazioni carnevalesche, partner tecnico, Fondazione Teatro Borgatti, assessorato alla cultura, il Comune di Cento, poi ci saranno i carabinieri, le forze dell'ordine, ma quelli li ringraziamo a tempo debito. E chiudo con l'invito a tutti i centesi, a tutte le centesi, le realtà del territorio, alle imprese, nel partecipare a costruire questa manifestazione. Perché guardate, non c'è nulla di più vero nel dire che questa manifestazione, come tutto quello che ruota attorno a una città, funziona se la città partecipa, se i cittadini lo sentono proprio, se le associazioni carnevalesche lo sentono proprio, se gli organizzatori lo sentono proprio e insieme, ciascuno facendo la propria parte, valorizza le nostre eccellenze. Tra le nostre eccellenze c'è sicuramente quella del carnevale, che oggi siamo qui a presentare e per quale farei un grande applauso, anche se siamo un po' al fresco. Bene. Non è rimasto più niente da dire, spero che vi piaccia la nuova grafica perché verrete tempestati nelle prossime settimane barra mesi. E prima, non so, sindaco, se hai visto, era da salutare, che è il dirigente settore cultura, dottor Mauro Zottino, che è passato con l'occhio, ecco Babbo Natale. Abbiamo anche Babbo Natale, eravate in ritardo, non è Zottino il Babbo Natale, ma abbiamo Radio Bruno, Leo che è arrivato in ritardo, colpevolmente in ritardo. Si è rimasto a piedi a Cremona, anche oggi si è rimasto a piedi. No, sbagliato, abbiamo già finito. Scusate, non è l'accensione dell'albero di Natale? C'è una convocazione per l'accensione dell'albero di Natale a Cento per le feste. Mamma, l'ho sbagliato, ciao. Allora, ieri sindaco è Natale, oggi Carnevale, domani Pasqua già, se non c'è, domani non c'è già Pasqua. E quindi grazie di essere intervenuti, mi raccomando appunto, come diceva il sindaco che ha già detto praticamente tutto,
ci vuole grande unità, perché non sono stati 3 anni semplici, perché dal Covid fino ad arrivare comunque agli eventi di guerra, comunque spingono le bollette, insomma ogni giorno ce n'è una diversa. Mancano pochi giorni, quindi lavoreremo giorno e notte, festivi, a qualsiasi ora, 26 ore al giorno su 24, per fare l'edizione numero 33 del Centro Canale d'Europa nel 2023 e ripartire finalmente in una normalità di calendario, perché gli ultimi anni tra un'edizione saltata, un'edizione a mezzo, un'edizione a estiva con 45 gradi, cercheremo di tornare alla normalità e lavorare alla cremente tutti quanti insieme, quindi associazioni carnevalesche, volontari, ASCOM, tutte le persone, forze dell'ordine, fondazione teatro, tutte le persone che gravitano nel grandissimo mondo del carnevale, per riuscire a fare una grande manifestazione a livello della nomea che ha avuto in queste decine di anni. Quindi forza, ci facciamo tutti un applauso tra di noi, che di incoraggiamento che possa dare, ben augurante. Bene, foto, fatto, se avete già fatto. Facciamo una foto. Devo consegnare ufficialmente la barba a Ivano Manservisi, che come vi ricordate aveva promesso di tagliarsela, come potete vedere l'ha veramente tagliata, e allora noi abbiamo una reliquia che metteremo nel museo. Questa è la barba che Ivano Manservisi si è tagliato in occasione proprio dei festeggiamenti del Carnevale del 2022 dopo la pandemia. Come potete vedere, purtroppo le ristrettezze economiche non ci hanno permesso di prendere delle bacheche di legno, abbiamo usato delle persone. Il bambino è quello che pagherà parte dei contributi del comune attraverso le sue tasse, e quindi sarà una festa meravigliosa. Noi vi invitiamo tutti a venire. Come mai c'è più gente di là che di qua? Di qua. Le ballerine brasiliane ci hanno chiamato, ci hanno scritto, stanno guardando se venire o no quest'anno, perché ormai no, hanno preso il reddito di cittadinanza, quindi dicono guadagniamo più a prendere il reddito di cittadinanza che a venire a fare il carnevale di Cento. Quindi stiamo trattando col ministero di Rio de Janeiro, eccetera. Benissimo, vedo che siete tutti giovani, questo è bello, che siete tutti in buona salute. Questa è gente che non aveva niente da fare stamattina, è gente che sta a lavorare, non ha tempo di venire qui. L'albero crescerà, questo qui è l'albero del 2024, nel senso che adesso l'abbiamo piantato quest'anno, ma nel 2024 sarà alto 20-25 metri, ma rimane anche per il carnevale. Sì, è messo apposta questo, Le palline le mettiamo man mano che uno ci fa girare le palline, se vi girano le palline le portate e noi le appendiamo all'albero. Questo è l'albero dei giramenti delle palline. Io vi ringrazio, dopo ti faccio vedere che era le 12.30 e chiedo scusa al sindaco, se ho preso delle multe non le pago. Ma il sindaco? Ah, scusami. Ah, infatti non capivo perché eri così alto. Allora sindaco, tutto a posto? Tutto bene, ho visto che stavi pagando Easy Park. Ho pagato Easy Park, ho pagato, pensate, 28 euro un'ora. Quindi la prima data del carnevale l'ho pagata io, ve lo dico, con Easy Park. Allora Ricky, tutto a posto? Sì, ma tra le persone che non fanno un cazzo ci sei anche tu. E certo, io ho guardato, no, perché mi arrivano le comunicazioni di dove andare ogni giorno, no? Mi chiama il comune e mi dice guarda, oggi c'è da andare là che fanno l'inaugurazione del carnevale, e quindi sono venuto qua. Infatti dopo c'ho la pista del ghiaccio, a Venezia, perché facciamo entrare l'acqua alta, poi la ghiacciamo e facciamo la pista del ghiaccio. Queste sono delle idee innovative che è perfetto. Bene, grazie, ci vediamo nel 2023. Ma fai la foto, hanno tutte le telecamere. Che foto fa? Vai, facciamo la foto tutti. Ah, scusa, facciamo i seri a carnevale? Domani ti ho inaugurato l'albero di Natale. Allora, perché in foto si sta in silenzio?